Buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, inizio, poi dopo passerò la parola ai colleghi e al Presidente Acquaroli. Allora, partiamo da quando è nata la programmazione europea 21-27, lo ricordo. A novembre del 2022 è nata la programmazione europea 21-27. Successivamente abbiamo approvato in giunta prima e in consiglio regionale a gennaio 23 la programmazione europea. Sappiamo tutti le due emergenze che si sono verificate negli anni precedenti e mi riferisco precisamente al Covid e al caro energia. Ecco, per questo l'Unione Europea aveva previsto una misura importante, uno strumento, una misura finanziaria per accesso al credito delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo recepito, abbiamo chiaramente destinato importanti risorse, poi entrerò nel dettaglio delle risorse che abbiamo destinato e abbiamo iniziato a primavera a predisporre un bando per l'accesso alle piccole e medie imprese e non solo, ma anche ai lavoratori, autonomi. A luglio bisognava trovare un gestore e a luglio 23 abbiamo aggiudicato a una rappresentante, una rete temporanea di imprese denominata Credito Futuro Marche, la gestione delle risorse. Questa è formata da Unico, che è un capofila, poi da Artigiancassa e da Confidicop, ok? Dopodiché questo si è verificato a luglio del 23, a luglio scorso, in estate. A settembre abbiamo firmato poi il successivo accordo quadro. Allora, di quanto arriviamo ai numeri, che i numeri sono molto importanti, parliamo, pensate, di una misura di 91 milioni di euro. 91 milioni di euro. Allora, abbiamo iniziato da questo, 28,3 milioni per il credito, quindi e a gennaio usciremo con questo primo bando su 20 milioni dei 28,3 e gli 8 milioni,3 sicuramente emaneremo un bando alla fine del prossimo anno. Dopodiché ci saranno 21 milioni sempre con un nuovo bando alla fine del 24 sempre, per energia, start-up e internalizzazioni. Poi con l'FSE Plus, ricordo sociale, 10 milioni piccoli prestiti per creazione di nuove imprese. Poi non tralasciamo un settore importante anche della nostra regione, che è l'agricoltura, e sto parlando del FEASR, per altri 10 milioni. La somma dei numeri che vi ho dato sono 70 milioni. Poi abbiamo 21 milioni che non sono altro che mano a mano che le imprese estinguono i propri mutui, questi soldi ritornano in circolo e quindi abbiamo modo di avere una dotazione finanziaria complessiva di 91 milioni di euro. Io concludo questa parte dicendo come aiutiamo le piccole e medie imprese. Le aiutiamo in questo modo, le aiutiamo pagando le garanzie e le controgaranzie, paghiamo il tasso di interesse fino al 4%, quindi al tasso attuale che è di X, noi contribuiamo per il 4% e in più diamo fino a un massimo di 5.000 euro per le imprese per il costo vero e proprio della garanzia. Ecco, questi sono i numeri e in che modo finanziariamente aiuteremo le piccole e medie imprese, lo ripeto, e i lavoratori autonomi. Per la gestione di tutto questo vi ho detto che c'è Credito Futuro Marche, che vedete qui, va bene, non mi ricordo mai come si chiama questo, va bene, questo pannello, ok? Per chiaramente portare avanti, aiutare, essere di supporto, abbiamo la SVEM, qui c'è il responsabile della SVEM che è il dottor Santori, per affiancarle la Regione Marche, quindi reciprocamente Regione Marche, SVEM, SVEM, Regione Marche,
per rendere chiaramente più fruibili e più capibili questi bandi alle piccole e medie imprese, per agevolarli e avere un'interfaccia quotidiana con noi o con la SVEM. Io per ora ho finito, poi per eventuali domande passo la parola ai colleghi, al dottor Antonini. Prego. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Io innanzitutto saluto tutti i presenti e ringrazio il collega Brandoni per, diciamo, questa giornata, questa presentazione. Io, diciamo che beneficio indirettamente o direttamente di questa misura, perché di fatto, diciamo, un po' sono tutte poi le gestioni, abbiamo parlato di energia, agricoltura, piccole e medie imprese, quindi rientreranno e rientrano a integrazione di tutti i bandi che il mio servizio andrà a gestire. E è molto importante questa azione, perché negli incontri che io ho fatto nei mesi scorsi di presentazione dei bandi del PORFESR, ma anche del PSR, che adesso è CSR, rivolto alle imprese agricole, diciamo che la richiesta di accesso al credito in assoluto è al primo posto rispetto alle esigenze che le imprese in questo momento storico richiedevano alle istituzioni, cioè un aiuto, poiché sappiamo bene motivi, diciamo, ormai strutturali, cioè della difficoltà da parte delle imprese di avere anche un servizio rispetto al passato relativamente al credito. Quindi c'è questa diciamo così esigenza che si è manifestata veramente in tanti incontri, oltre alla richiesta di semplificazione, sburocratizzazione generale. Sono in assoluto le prime due in ordine di importanza di, appunto, necessità sottolineate da parte delle imprese. Quindi intervenire soprattutto in un momento come questo, dove vediamo che purtroppo tassi di interesse sono sempre più alti, dare la possibilità, appunto, di avere anche un aspetto di, diciamo, di garanzia, dare delle risposte immediate laddove anche è possibile, gestire una certa liquidità, integrarla poi, appunto, a tutta la politica dei bandi che stiamo facendo, credo realmente che sia uno strumento assolutamente necessario. Quindi Fondo Nuovo Credito, io ringrazio anche tutto il raggruppamento Credito Futuro Marche, Paolo Mariani e tutte le persone, anche il mio ufficio ovviamente, ufficio del collega Brandoni, perché si è fatto un lavoro importante. La possibilità di creare poi un valore moltiplicatore, che leggo secondo le previsioni fatte, superiore addirittura a sei punti di moltiplicazione, io credo che sia veramente una previsione che ci avvicina molto al dato reale, importantissima. Quindi attraverso questa azione riusciamo veramente a generare nel territorio, per le piccole e medie imprese, un giro di credito veramente importante. Quindi, in più, unita anche alla novità della nuova piattaforma informatica, che sicuramente sarà anche uno strumento, come mi dicono, semplice, intuitivo, per agevolare anche poi proprio i processi di accesso, che anche qui, come dicevo prima, non ha richiesta anche di semplificazione in generale, credo che, appunto, sia tutto molto molto importante. Quindi grazie. Allora, ora la parola al presidente della SVEM, il dottor Andrea Santori. Prego, Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Io ringrazio tutti i presenti, vorrei ringraziare i dirigenti della regione che insieme a me sono riusciti a comporre questa convenzione tra regione e SVEM. La SVEM, come sapete, è il braccio operativo della regione e avrà un compito importante, un compito
di vigilanza sull'attività che questa RT appunto svolgerà. Noi abbiamo un compito come regione, e guardo il dottor Pellei, saluto Bertini, Travagliati e la dottoressa Bussoletti, l'autorità di gestione ha il compito poi di rendicontare a livello europeo tutta l'attività che questa RT poi farà, per non disperdere i denari che l'Europa ci ha dato e che la Regione Marche ha cofinanziato. Questa è una situazione molto importante, perché i 91 milioni di euro che sono arrivati dall'Europa sono arrivati anche perché l'attuale giunta regionale ha investito anche dei denari, perché altrimenti non sarebbero arrivati col cofinanziamento. Quindi questo è anche una parte importante e di vanto per la nostra regione, per avere a disposizione questi 91 milioni di euro. Quindi noi svolgeremo un'attività di controllo all'attività che viene fatta appunto dal Credito Marche, con un sistema informatico, quindi con un cruscotto che poi ci consentirà di rendicontare, e quindi l'autorità di gestione avrà puntualmente tutta l'operatività che viene fatta. L'altra cosa è che avremo anche, potremmo valutare, considerando che il primo passo che è stato fatto, anche eventuali correzioni che si potranno verificare per il futuro. Quindi avremo un sistema informatico che collabora con il sistema informatico appunto di Credito Marche per avere il punto della situazione. L'altra cosa importante è che è stato istituito anche un comitato di governance, quindi il comitato di governance avrà l'obiettivo anche di verificare se i bandi che vengono poi messi a terra hanno il tiraggio giusto, oppure eventualmente prevedere delle modifiche, quindi non arrivare al, diciamo, all'ultimo periodo, no, della programmazione europea e vedere che alcuni tiraggi non ci sono stati come in precedenza, e quindi lì ci comporta un po' tutti i ritardi che noi stiamo cercando, ecco, di ridurre sulla vecchia programmazione. Approfitto per dire che stiamo ultimando la rendicontazione della vecchia programmazione europea, Presidente, stiamo marciando con ritmi diciamo abbastanza serrati, e qui ringrazio il segretario generale Becchetti perché organizza settimanalmente gli incontri con i capi dipartimento, quindi tutte le risorse che alla Regione Marche sono state assegnate dalla vecchia programmazione europea sono spesi, verranno spesi e verranno rendicontati, quindi non restituiremo in Europa nessun euro. E questo è un'attività, diciamo, che anche in questo caso, diciamo, il ringraziamento che voglio fare a tutti i dirigenti sia della regione che al gruppo di lavoro della SVEM. Grazie. Passo ora la parola al dottor Paolo Mariani di Credito Futuro Marche. Prego, dottor Mariani. Grazie molte, buongiorno. Anch'io mi aggiungo agli assessori, al presidente SVEM, nel dire alcune cose. Innanzitutto parlo a nome di Credito Futuro Marche, quindi di Unico, di Confidicoop e di Artigiancassa, gruppo BNL e BNP Paribas. Abbiamo avuto partner importanti nel partecipare a questo bando, primo fra tutti Sixtema, gruppo Tinexta, Infocert, società quotata in borsa, tra i player più importanti in Italia in questo settore. Io penso, non è piaggeria ma è verità, quando si parla di una bella cosa si rischia sempre di essere tacciato di piaggeria, che sia veramente una rivoluzione epocale quella che stiamo presentando oggi. Innanzitutto perché, e poi presenteremo in due minuti una piattaforma, la piattaforma di Credito Futuro Marche, che innova completamente rispetto al passato, digitalizzando il processo dei bandi e consentendo alle imprese, alle associazioni, ai commercialisti, ai confidi, a chi vorrà, alle banche, di poter interloquire direttamente tramite questa struttura con la regione, insieme a SVEM, stando comodamente seduti nel proprio ufficio e avendo la possibilità di interloquire attraverso domande e risposte in tempo reale,
o di verificare la propria posizione nell'elenco e nelle graduatorie. Questo è un fatto enorme che cambia radicalmente ed innova la gestione dei bandi rispetto al passato. E questo va, questa cosa va a onore della Regione che ci ha creduto, degli assessori, ovviamente della Giunta e del Presidente, e consentitemi anche dei dirigenti con i quali abbiamo lavorato a lungo, con i quali abbiamo interloquito, da Stefania Bussoletti a Silvano Bertini, a Fabio Travagliati, a Giorgio D'Angherlini, tutti i colleghi con i quali abbiamo lavorato quotidianamente. Vorrei dire anche un'altra cosa prima di concludere. Abbiamo lavorato moltissimo in questi anni e noi dobbiamo ringraziare anche le istituzioni, perché non sempre vanno criticate, no? Spesso vanno anche ringraziate, perché in questi anni hanno continuato a credere anche nella precedente misura, l'hanno rifinanziata a febbraio del 2022, a dicembre del 2022, nella legge di assestamento di bilancio, mettendoci parecchi fondi, parliamo di quasi 10 milioni di euro rispetto alla vecchia legge 13, e questa legge ha dato ossigeno a 6.555 imprese, ha stimolato 414 milioni di finanziamenti bancari. Io penso che in Italia è difficile trovare un esempio di questo tipo, e la nuova misura è anche migliore negli importi, ma soprattutto migliore perché identifica una serie di esigenze specifiche, per esempio l'imprenditoria femminile, che prima non veniva considerata e oggi viene valorizzata, per esempio le imprese che vogliono nuovamente aprire attività nei borghi, cosa che prima non era prevista e oggi è prevista, per esempio le aree del sisma, le aree dell'alluvione. Quindi la Regione è intervenuta premiando in termini economici quelle imprese che forse vivono situazioni più disagiate o più difficili rispetto alle altre. Quindi non solo la legge si innova, ma va a cogliere, a mio modo di vedere, esigenze che prima non c'erano. Quindi noi cercheremo di essere all'altezza insieme ai nostri partner e cercheremo di dare risposte in tempi brevi, perché poi quello che ci chiede l'istituzione è di scaricare a terra la politica industriale in tempi brevi, in tempi rapidi, perché le imprese ne abbiano sollievo. Prima di chiudere, siccome è molto bella, chiedo al collega che è là in regia di farvi vedere 30 secondi, modo di dire, la piattaforma che vedete, e questa è la piattaforma che lascio a lui di scrivere. Buongiorno a tutti. Allora, è una piattaforma molto semplice che si basa su un front-end molto intuitivo, è questo sito internet che è creditofuturomarche.it, dove c'è un home page dove abbiamo voluto raccontare un po' le marche in 5 foto, descrivere un po' chi siamo e subito andare a stimolare il visitatore sui bandi. Qui descriviamo il fondo di partecipazione e i partner. Le pagine sono molto semplici, quindi raccontiamo chi siamo, cosa è la piattaforma creata su misura per le esigenze delle imprese e sui bandi che verranno emanati. Poi ci sono i bandi aperti. Qui abbiamo messo adesso in visualizzazione in test, diciamo, il primo bando. La visualizzazione del bando sarà per punti, quindi l'impresa potrà andare direttamente a vedere quello che gli interessa senza perdersi in schede mastodontiche. Ci saranno tutti gli allegati a disposizione e una sezione contatti dove potrà essere l'impresa, potrà scrivere direttamente con il gestore e vedere tutte le disponibilità. Abbiamo aperto un numero verde che è l'800 419 955, un indirizzo back e una mail di info a cui rispondiamo da questo contact form. Dopodiché c'è l'area riservata dove un'impresa può andarsi a registrare per fare quello che diceva il direttore, cioè vedere, presentare la propria domanda e vedere lo stato della propria domanda. Questa è la pagina di registrazione al portale, adesso non la facciamo chiaramente per questioni di tempo.
Questo invece è il back office della piattaforma, cioè quello che vediamo noi gestori, che andremo ad avere controparti, richieste, il caricamento massivo dei confidi per la prima misura, dove andremo a creare i bandi, i canali d'ingresso, e quindi questi sono i primi canali di presentazione, Credito Futuro Market, Giancassa, Confidi Coop e Unico, poi tutte le società che si convenzioneranno e i professionisti che vorranno. Qui è dove i confidi andranno a caricare massivamente l'operatività della prima misura, e questo invece è il front-end che vede un'impresa una volta che si è registrata. Questa è l'home page, richieste in corso, e tutto lo stato avanzamento delle proprie richieste. Poi abbiamo gli strumenti finanziari attivi, qui vedrà i bandi, lo stato avanzamento delle proprie richieste ed infine la pagina che riepiloga gli orari di apertura e i contatti come nel front-end. E questo è tutto. Grazie, io penso che questo veramente sia il futuro, perché veramente da casa, passato in termini casa, si potrà controllare passo passo tutto ciò che accadrà. Speriamo bene, grazie. Grazie a lei. Ora passo per le conclusioni la parola al Presidente della Regione Marche, dottor Francesco Acquaroli. Sì. Buongiorno a tutti e soprattutto grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa. Una conferenza stampa che per mole di risorse messe in campo rappresenta circa il 10% della nostra programmazione europea complessiva, una programmazione dove la Giunta all'epoca, con la composizione di Castelli e di Carloni, oggi abbiamo Brandoni e Antonini, aveva fatto una scelta perché temeva e era consapevole in maniera forte delle criticità finanziarie che avrebbero potuto toccare le nostre imprese e dell'instabilità che si stava creando a causa della pandemia, e all'epoca non avevamo previsto, non si potevano prevedere le guerre e tutto quello che poi sarebbe accaduto anche in termini di aumento dei costi energetici e delle materie prime. Però avevamo dato un grande rilievo a questa scelta che oggi arriva a determinazione con i primi 20 milioni di euro, 20 milioni di euro che saranno importanti perché toccano il costo del denaro che oggi è schizzato, mentre quando facevamo questa scelta il costo del denaro era un costo tutto sommato sopportabile. E oggi è un costo del denaro che tende ad aumentare, è aumentato molto velocemente, e poi c'è il tema anche delle garanzie che sono altrettanto fondamentali ad un sistema fatto da piccole e medie imprese e da società che molto spesso identificano con una bassa patrimonializzazione la loro caratteristica. Quindi dicevo, sicuramente un elemento molto importante quello che oggi si mette in campo, quindi grazie anche a tutti i player che aiuteranno e governeranno questo processo, che io mi auguro possa essere il prima possibile fruibile dalle nostre imprese e soprattutto che possa portare i benefici tanto sperati in questo momento così complesso. Aggiungo al riguardo che lo sforzo fatto dalla nostra regione in questi due anni, in questi due bilanci, parliamo del bilancio 23, bilancio 24, bilancio 25, è uno sforzo enorme, perché la nostra regione mette, mi permetto di dire, moltissimi milioni di euro. Nel triennio siamo ampiamente sopra i 100 milioni di euro di cofinanziamento alla programmazione europea. Questo significa che togliamo dal bilancio ordinario risorse per destinare e cercare di attivare per il tramite della programmazione europea un effetto leva che possa avere una ricaduta quanto prima sul sistema economico regionale. Questo per una serie di motivi che sono facilmente anche alcuni comprensibili. Il primo, che nell'epoca dove l'anno scorso soprattutto, anche quest'anno sta rientrando, ma l'inflazione è cresciuta, è schizzata, un conto è poter utilizzare queste risorse oggi, un conto è poterle utilizzare fra 5 anni. Significa che 50 milioni di euro, 100 milioni di euro oggi sono risorse maggiori rispetto a quelle che potrebbero essere a causa dell'inflazione 100 milioni di euro fra 5 anni. Il secondo motivo è che, come voi tutti sapete, noi siamo una regione in transizione e per uscire da questo status, che non è sicuramente gratificante né per le istituzioni né per le imprese né per tutti gli operatori anche nell'ambito del credito e della finanza, io credo che dobbiamo mettere in campo quanto prima degli strumenti. Per questo l'Europa ci ha riconosciuto una, in quanto regione in transizione, una programmazione europea più
caratterizzata da un finanziamento più forte rispetto a quello precedente, quindi riteniamo fondamentale mettere in campo queste azioni quanto prima per poter garantire e speriamo anche usufruire degli effetti benefici di queste risorse. Io quindi siamo davanti al primo step, i 20 milioni di euro dei 91 complessivamente individuati, che poi non escludiamo nell'arco degli anni, in base anche a come andrà il cofinanziamento, di tornare a incrementare queste risorse con fondi propri, però intanto partiamo da questi 91 milioni di euro. E volevo fare un'altra precisazione: noi per il tramite di quel cofinanziamento sul miliardo complessivo siamo riusciti in questo periodo a mettere in campo quasi il 30% in bandi della dotazione complessiva, quindi è uno sforzo importante ma anche una grande opportunità che credo vada complessivamente condivisa e anche con tutte le categorie, corpi intermedi, ma con tutte le imprese e insomma tutto la nostra comunità marchigiana, perché credo che più noi riusciamo a coinvolgere tutte le parti rispetto a queste opportunità, migliori possono essere gli effetti e più veloci possono essere gli effetti. Saluto e ringrazio tutti i partner, dicevo, ma in maniera particolare penso di dover ringraziare la nostra struttura e SVEM per lo sforzo che hanno fatto, per quello che è stato un contributo veramente importante, fondamentale per arrivare oggi, dicembre 2023, a questo punto. Devo dire che con tutti i problemi che ci sono stati in questi 3 anni, arrivare a dicembre 2023 e annunciare questa misura, queste misure e aver anche messo in campo tutti questi bandi coincide con la capacità, la determinazione e anche la grande professionalità di un settore che io mi sento di dover ringraziare per gli sforzi che hanno profuso. Grazie Presidente. Prima di ultimare la conferenza con il video di alcune slide, lasciatemi anche a me, come in quanto la delega alla programmazione europea, a ringraziare la struttura, il capo dipartimento, dottoressa Busoletti, dottor Bertini e dottor Travagliati. Quindi possiamo passare all'ultima parte, prego di trasmetterle. Faccio mettere forse. No, direi che diciamo che le presentazioni sono state molto esaurienti, quindi non c'è molto da aggiungere dal punto di vista tecnico. Quello che volevo chiarire, diciamo, soprattutto alla stampa, che oggi parliamo del primo intervento di questo pacchetto, perché questi 91 milioni saranno articolati, come diceva giustamente l'assessore, in più contratti attuativi, in più interventi che copriranno le varie esigenze della regione. Quindi diciamo l'innovazione che abbiamo sviluppato con Fabio è quella di fare un accordo quadro di durata almeno quadriennale e plurifondo. Quindi saranno coinvolti i fondi sia del FESR, sia del Fondo Sociale Europeo, sia del Fondo di Sviluppo Rurale, per coprire diverse esigenze, e tutto come dicevamo fa 91 milioni. Quindi il concetto è questo: un accordo quadro pluriennale, un fondo di partecipazione e un pacchetto programmatico che vedete articolato in questi progetti che abbiamo già previsto in questo accordo. Oggi parliamo del primo, ma come vedete l'accordo prevede un programma di attività su tutto il periodo di programmazione. Questo sarà il primo contratto, ma poi seguirà appunto l'intervento per il sostegno all'innovazione energetica, agli investimenti energetici delle imprese, dell'agricoltura, il microcredito e tutto il resto. E poi il sostegno alle start-ups e all'internazionalizzazione. Quindi
È un programma, diciamo, pluriennale che oggi prende il via con il primo intervento che è di 20 milioni e che è un intervento che, come diceva il dottor Mariani, sostituirà quell'esperienza che è stata la legge 13, che è stata molto importante, cercando di migliorarla e di renderla ancora più efficace. I dettagli di questo intervento sono molto importanti perché credo che sia per le imprese un'occasione molto, soprattutto per le piccole imprese, un'occasione veramente unica di avere un credito amico, diciamo così, garantito, agevolato, eccetera, in maniera anche senz'altro importante. Chiederei a Fabio a questo punto di illustrarne i dettagli perché credo che soprattutto per la stampa sia importante chiarire quali sono proprio gli aspetti di questo schema di incentivazione e di facilitazione. Dottor Travigliati, prego, se vuole aggiungere bellissimo. Qualcosa. Sì, ci dovrebbe essere, eccola qua. Sì, se puoi andare avanti, eccola qua. Questa è la, diciamo, sono i 20 milioni del primo strumento. E, come è già stato detto, diciamo così, dovrebbe sviluppare un effetto moltiplicatore attraverso la concessione di una controgaranzia su una garanzia di primo grado erogata dai Confidi. Noi sappiamo che questa difficoltà di accesso al credito oggi si concretizza sostanzialmente con la difficoltà che le banche hanno nel valutare, diciamo, la solidità finanziaria delle imprese. Questo, diciamo, è il problema di partenza. Noi cerchiamo di intervenire mitigando questa diciamo, valutazione delle banche, fornendo un doppio livello di garanzia. Una garanzia dei Confidi che operano all'interno della Regione Marche, quindi questa misura è aperta a tutti i Confidi che operano nella Regione Marche. Il fondo pubblico di controgaranzia interviene, diciamo, con un'ulteriore appunto garanzia sulla garanzia di primo grado. Questo abbiamo visto che nel tempo consente di aumentare enormemente il credito concesso da parte delle banche, diciamo anche in vista dell'effetto ridotto che il Fondo Centrale di Garanzia, come sappiamo tutti, sta diciamo attenuando la sua portata soprattutto sul versante della liquidità, perché il problema fondamentale è la liquidità di cui hanno bisogno le imprese. Gli investimenti, diciamo così, si sono ridotti, però diciamo, la vera emergenza è il fabbisogno di liquidità per sostenere le spese correnti da parte delle imprese. Noi cosa facciamo? Fino a 200.000 euro interveniamo attraverso diciamo, una garanzia che dura al massimo 8 anni, quindi la durata massima è 8 anni. Su questa operazione andiamo a dare un contributo che non è poco, è importante, di 10.000 euro in abbattimento del tasso di interesse massimo, 5.000 euro come costo della garanzia, quindi per un massimo di 15.000 euro per ciascuna operazione di finanziamento bancario. Ci sono delle premialità, come già stato detto dal dottor Mariani, quindi noi aggiungiamo lo 0,50 per le imprese che sono localizzate nei borghi storici, nelle aree interne della regione, nelle aree del cratere sismico e le categorie di start-up innovative e imprese femminili. Questa è sostanzialmente, diciamo, la stima è 20 milioni di questa operazione potrebbe sviluppare un credito, diciamo così, di 200 e oltre milioni di euro. Quindi un effetto leva molto importante. Grazie. Se non ci sono domande, io passerei ai saluti e gli auguri. Auguri di buon Natale e buon anno a tutti voi.